Come ogni mese è giunto il momento di scoprire i nuovi titoli disponibili per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus di Sony. La compagnia nipponica ha iniziato un percorso di riscatto importante, offrendo almeno una produzione AAA ad ogni appuntamento. A settembre questa tradizione è stata perfino superata grazie all'accoppiata formata da Batman Arkham Knight e Darksiders 3. Infine, per celebrare l'Outbreak Day, Sony ha fornito ai suoi utenti il mai dimenticato The Last of Us, accompagnato dal simulatore sportivo MLB The Show 19. Cosa ci riserverà questo novembre? Scopriamolo insieme, ma prima ricordate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per unirvi a noi di EveryEye.it. Ad aprire l'Instant Game Collection è Nioh, il Souls-like sviluppato da Koei Tecmo in collaborazione con il Team Ninja. L'avventura dell'ammazzademoni britannico William Adams ha saputo rivelarsi un vero fulmine a ciel sereno. Un'esperienza brutale e intensa che gode di uno dei combat system migliori del genere. La progressione è arricchita poi da un impianto ruolistico che rende il titolo decisamente profondo e sfaccettato. In poche parole, una lotta continua che saprà impegnarvi ed appagarvi per lungo tempo, mentre aspettate di rispolverare la katana in occasione dell'arrivo di Nioh 2, un sequel che promette di migliorare il precedente capitolo sotto ogni aspetto. Affilate insomma la vostra lama e per gli yokai non ci sarà più alcuna speranza. Proseguendo nell'elenco troviamo Outlast 2, il secondo episodio della celebre saga horror di Red Barrels, che dal 2013 ha scosso i nervi anche dei giocatori più coraggiosi. In questa nuova e macabra avventura impersoneremo Blake Langerman, un cameraman professionista inviato con la moglie ad investigare sulla misteriosa morte di una donna incinta. Mentre la coppia sorvola i canyon dell'Arizona, però, l'elicottero su cui viaggiano precipita e i due finiranno catapultati in un incubo senza fine. Gli sviluppatori sono riusciti, con questo seguito, ad affinare la loro ricetta quasi interamente, offrendo agli utenti un survival horror maturo, avvincente e terribilmente inquietante. In definitiva, un gioco di certo non adatto ai deboli di cuore. Si conclude qui l'offerta dell'Instant Game Collection di novembre, in cui Sony è riuscita a confezionare un pacchetto decisamente interessante. Che ne pensate dei prossimi titoli in arrivo? Siete soddisfatti? Diteci la vostra opinione nell'area dedicata ai commenti.